Siamo tutti concordi nel ritenere il mondo un po' complicato, non è vero? Ebbene, per muoverci in questo mondo tanto complicato, abbiamo trovato il modo di creare nella nostra testa un modello mentale del mondo così come lo percepiamo. Il problema nasce quando questo modello crea una realtà che non ci piace e finiamo per comportarci come un insetto che, volendo uscire dalla finestra, sbatte contro i vetri fino a tramortire. Che cosa possiamo fare allora per liberarci dei modelli che non ci piacciono e vivere una realtà che non sia di sofferenza, di insoddisfazione, di noia? A proposito, ricorda di iscriverti al canale e di suonare la campanella se vuoi notizie immediate sulle prossime uscite e di condividere il video con i tuoi amici. Osserviamo il mondo tramite questi modelli e questo da un lato ci semplifica la vita. Se il mondo cambia, non c'è problema. Non ce ne rendiamo nemmeno conto perché proiettiamo sullo schermo della nostra vita la realtà, ciò che ci aspettiamo che essa sia. Ci sono miliardi di questi modelli, ciascuno per ciascun essere umano vivente su questo pianeta. Il mondo cambia, la realtà cambia, ma non c'è problema perché il modello rimane sempre lo stesso. Proiettiamo i nostri schemi mentali sul mondo come se fosse fatto oggettivamente in un certo modo, ma non è così. Non è che stiamo tutti i giorni ad aggiornare e a modificare le nostre idee, sarebbe uno spreco energetico enorme, spaventoso. Per semplificazione tendiamo a conservare statici i modelli, ma questa non è la realtà. La realtà che viviamo è relativa al modello. E di conseguenza dipende dal modo di pensare, di agire, di sentire di ciascuno. La realtà è più vasta, ma il modello, il programma mentale al quale si ispira, condiziona la realtà di ciascuno. Il modello, qualunque modello, è limitato. Se anche ti fosse assegnato il prossimo premio Nobel per una qualunque disciplina scientifica, il tuo modello resta limitato. È sempre limitato, altrimenti sarebbe la realtà. Se il modello è limitato, che cos'è che accade all'individuo? È anch'esso limitato. Allora il tuo limite è il modello, non è la realtà ad essere limitata. Il modello è limitato perché non potrà mai rappresentare la realtà come tale. Tu stesso che usi quel modello ti autolimiti. Un problema non si può risolvere se non si cambia il modo di pensare che ha creato quel problema, diceva argutamente Albert Einstein. Possiedi un modello di approccio alla realtà, ma non puoi trovare tutte le soluzioni sempre con questo modello. Quindi, che cosa devi fare? Cambiare il modello, modificare il programma al quale il tuo cervello si è uniformato per confrontarti con ciò che ritenevi fosse la tua realtà. Crea il modello di ciò che vuoi. La realtà cambia se cambia il sogno, ha detto qualcuno. Che cosa voleva dire? Che se sogni, visualizzi, pensi in modo diverso, cambi modello e mutando il modello muta anche la tua realtà. Se non cambi il modello, la realtà non cambia. Se dentro la tua testa possiedi il modello economico equivalente al tuo stato di senza tetto, anche se dovessi vincere 1 milione di euro all'Enalotto, finiresti presto per tornare in miseria. Perché? Perché non hai il modello mentale del milionario. Se davvero vuoi sfruttare quel milione, devi prima cambiare modello. Hai costruito il tuo sistema di credenze attraverso le tue percezioni, attraverso le informazioni che ti hanno trasmesso i tuoi genitori, il tuo ambiente di appartenenza, ma lo costruisci anche pensando, elaborando. Di conseguenza, se vuoi cambiare, devi creare prima il modello di ciò che vuoi. Se non ne hai il modello, non puoi avere il cambiamento. Invece, ci aspettiamo prima il cambiamento e poi il resto. Non è possibile. Qualunque artista, sia esso un pittore, un progettista di giardini,
un compositore, chiunque esso sia, prima crea il modello mentale nella sua testa e poi lo realizza materialmente. Crea il modello e poi lo trasforma, lo traduce in qualcosa di scritto, di altro, però prima deve partire dall'astrazione. Se trovi difficile cambiare, può darsi che nel modello il cambiamento non sia previsto come informazione. Bisogna andare a vedere i meccanismi del perché non si cambia. Certo so che il mio essere mammifero non ama i cambiamenti. Una parte del cervello li ama, ma un'altra li considera un attentato al proprio equilibrio e quindi tende a rendere statici e automatici i propri comportamenti. Ho parlato di visualizzazione. Perché certe persone si definiscono sognatrici, visionarie? Sognano a occhi aperti. Hanno una visione mentale che ancora non c'è a livello visivo. La visione non è percezione. Sono due funzioni diverse del cervello. I visionari hanno una visione del futuro, intellettiva, neurale, non oculare. Tuttavia le mie percezioni possono entrare in contrasto con la mia visione. E allora, a chi darò retta? Alle percezioni o alla visione? Ecco dove nasce l'eterno conflitto. Ti dici: io sono favolosamente ricco, ma vai in banca e il conto è in profondo russo. Devi dar conto alla percezione o alla visione? Alla visione, ma noi prendiamo in considerazione molto di più la percezione e molto meno la visione. I canali percettivi danno un senso di consistenza materiale alla realtà, mentre pensiamo che ciò che sogniamo all'interno dei nostri mondi interiori non abbia la stessa consistenza. Hai un sogno che vorresti tradurre in realtà, ma poi la percezione della realtà abbatte la visione e tu non cambi. Hai una visione e la confondi con la percezione. La percezione non ti dice che la visione c'è, cosicché finisci per sostituire la visione con la percezione. E il modello non cambia perché la percezione vive sul modello precedente. La visione è un'astrazione, va oltre il modello. Se invece dai maggiore credito alla percezione e non alla visione, a quel punto ti blocchi sulla percezione. Che cos'è la percezione? Il futuro o il passato? Il passato. Quindi vivi nel passato. Quello che percepisci nella stanza dove lavori è basato sul tuo passato, non sul tuo presente. Questo perché abbiamo un sistema di filtri che ti consente di vedere solo ciò che hai già visto e sperimentato e non ti permette di vedere cose nuove che non appartengono al tuo vissuto né al tuo modello culturale. Se la percezione è basata sul passato e la visione invece si fonda sul futuro, quando sostituisci la visione con la percezione, rimetti il passato nella tua vita e quindi non cambi. Considera un altro aspetto da non sottovalutare. La percezione è dominante perché è un meccanismo di sopravvivenza. I sensi non ti servono per evolvere, ma per garantire la sopravvivenza al mammifero. Il modello condiziona ciò che pensi e come pensi. Il modello dà la percezione. Dove sta il cervello? In una scatola. Se il cervello è in una scatola, come fa a sapere quello che c'è fuori della scatola? Impiega dei sensori, utili propaggini che chiamiamo organi sensoriali. Tuttavia, se i sensori sono limitati, le informazioni che entrano nella scatola sono limitate. Di conseguenza, non possiamo affermare che la percezione equivalga a realtà. È un cono di realtà che deriva dai vari sensi assemblati insieme da meccanismi diversi, ma di fatto non rappresenta la realtà. Se l'uomo fosse in grado di volare con le proprie ali, sarebbe la visione. Non la percezione di qualcuno. La visione è l'unica possibilità che abbiamo per andare oltre la percezione. Sono due meccanismi che giocano un ruolo differente nel cervello. Per ciascuno di noi la percezione sensoriale è qualcosa di semplice e spontaneo, ma non è così. Ogni secondo il nostro cervello gestisce milioni di segnali sensoriali che provengono dall'esterno in un lavoro di elaborazione che ha del prodigioso. Gli organi di senso sono collegati alle aree cerebrali che hanno a che fare con la memoria e con le emozioni. La memoria rappresenta il passato, quindi possiamo dire che con la percezione percepiamo soltanto ciò che abbiamo già visto. La causa, lo abbiamo appurato, è nei filtri del cervello. La memoria è un filtro e filtri sono gli stati emotivi e le associazioni.
Gli organi di senso hanno una precisa motivazione, creano un rapporto con l'ambiente, ma definendo il modello di ciascuno di noi ci permettono di sopravvivere all'ambiente. Ti trovi in uno stato di emergenza, sei stressato. Da qui puoi visualizzare? No. È come se ti trovassi in un circolo vizioso. Non visualizzi vie d'uscita. Se ti trovi nell'area della sopravvivenza, non vedi altro che la tua protezione. Non puoi vedere altro perché quella parte del cervello preposta alla tua salvaguardia non è deputata alla visione, all'astrazione. La percezione si basa sulla memoria e sugli stati emotivi. Se vai a costruire il futuro partendo dai tuoi stati emotivi e dalla memoria, rimani ancorato al passato. Non cambi. In definitiva, gli organi di senso hanno la funzione di interruttori per passare dall'area di crescita a quella di protezione. Una realtà basata esclusivamente sui sensi significa mantenersi nell'area di protezione. Non c'è cambiamento. Se la tua analisi di realtà si basa esclusivamente sui sensi, sull'ambiente circostante, vuol dire che ti trovi in uno stato di emergenza, non di cambiamento. È un meccanismo o sopravvivi o cresci. Non puoi fare le due cose insieme. Ti domandi, devo prendere maggiormente in considerazione la percezione dei miei sensi o la visione del mio lobo frontale? Se vuoi cambiare il tuo modello mentale, la risposta non può che essere la visione. Tuttavia, come essere umano, dà importanza molto di più alla percezione, perché l'opinione comune ritiene la percezione più concreta della visione. La visione è un'astrazione della mente, va oltre il modello che possiedi. Non aver paura di sognare ad occhi aperti, di cambiare modello, di trasformare la tua realtà, di creare il tuo futuro. È il tuo momento creativo e se ci credi fino in fondo e non ascolti chi ti dice che i visionari sono perditempo, che fabbricano solo castelli in aria, raggiungerai i tuoi obiettivi. Diventa un artista della tua vita. Trasformala in quell'opera d'arte che merita di essere.